Naturalmente io non vi parlerò della qualità del gelato perché già le hanno fatte gli addetti ai lavori. Io devo solamente limitarmi a ringraziare chi da 7 anni mi collabora nel realizzare questo bellissimo evento. Ringrazio la gelateria Mucho Gusto che ogni anno dà la sua disponibilità ad accogliere i ragazzi delle associazioni di volontariato, e parlo di ragazzi diversamente abili e non solo. Tra l'altro riceve anche tutti i ragazzi del quartiere e questo a me mi inorgoglisce perché portiamo anche le periferie al centro della nostra città. Questo ormai è un evento importante, ogni anno lo ripetiamo sempre il giorno della primavera, il primo giorno della primavera, o proprio oggi è il 21 marzo. Devo ringraziare anche l'associazione che oggi sono venuti qui, ma soprattutto grazie all'associazione Ambiente Uniti che ha coadiuvato tutte queste associazioni e le ha catalizzate oggi in questa giornata, anche se non c'è il sole, ma alla fine la gente ha risposto e stiamo regalando dei sorrisi e una sana allegria. Dico che questi sono eventi che ormai la città si aspetta di anno in anno e noi dobbiamo continuare a farli. La gelateria Mucho Gusto dei Fratelli di Salvo è un esempio, è un'azienda importante che ormai la nostra città si è imposta e che comunque si mette sempre a disposizione e cercare veramente di dare della gioia a questi importanti ragazzi, ma soprattutto a questi ragazzi diversamente abili che spesso sono dimenticate anche dalla politica del passato, ma noi in questi 7 anni li abbiamo resi partecipi di un importante progetto. Ringrazio voi di TeleBS che ogni volta testimoniate quanto lavoro c'è dietro di quello che facciamo, ma noi lo facciamo con amore, lo facciamo con entusiasmo, lo facciamo con gioia, vogliamo continuare. Questo dico non è un punto di arrivo per noi, questo per noi è un punto di partenza. Il prossimo anno sono certo che ci saremo, questa è la 7ª, ci sarà l'8ª, ci sarà la 9ª edizione, ma intanto questi bambini oggi gustano un gelato offerto dalla Gelateria Mucho Gusto e tra l'altro stanno passando una giornata con attività ludico-ricreative, con i gonfiabili messi a disposizione della gelateria, e questo ci deve comunque fare riflettere perché vuol dire che c'è gente che a Mazara, oltre a ricevere, dona anche. Buongiorno a tutti, oggi è una giornata speciale, oggi siamo qui per festeggiare il primo giorno di primavera, come ogni anno la festeggiamo da Mucho Gusto per la giornata del gelato. Oggi è anche un giorno importante perché è la giornata mondiale della sindrome di Down. La sindrome di Down di fatti non è una malattia, è una risorsa. Abbiamo tendenza di vederli come delle persone che vedono la vita da una prospettiva diversa. E non hanno qualcosa in meno ma qualcosa in più. Sicuramente avranno delle barriere. Hanno un cromosomo in più. Ma non avranno le nostre barriere. Esattamente, hanno un'apertura mentale che noi non abbiamo e che non avremo mai. E ringrazio a tutti i presenti di aver partecipato in questa giornata, ringrazio il Mucho Gusto di averci invitato e di aver offerto il gelato a tutti. Sono Matteo Pellegrino, rappresento l'Aquilone e il Melograno, che è un'associazione di volontari di Marsala. Ringrazio loro per averci invitato in quanto stiamo portando avanti un progetto teatrale con dei ragazzi portatori di handicap, lo stiamo facendo a Marsala e coinvolgendo diverse associazioni fra le quali Schenè e la Casa Salesiana, gli ex allievi di Don Bosco e diverse diciamo, realtà. Come diceva lei prima, il disabile non va visto come un peso per la società, che è un peso per la società, ma bensì come una persona che vede la realtà da una prospettiva diversa e sicuramente è una risorsa. E non mi voglio dilungare su questo perché credo che ci saranno sicuramente altri che possono dare delle spiegazioni sulla patologia, sicuramente molto più dettagliate rispetto a quella che posso dare io. E io comunque sono contento, sono felice di essere qua perché di fatto qua si manifesta quella che è l'idea della nostra associazione, l'inclusione. L'inclusione, se noi ci guardiamo un po' in giro, non è altro che la partecipazione dei ragazzi disabili uniti ai normo cosiddetti dotati. Per cui grazie per averci invitato e sono davvero felice di essere presente. Io come mamma di un bambino, diciamo, disabile, sono contenta di aver partecipato a questa manifestazione che dà la gioia a un bambino in un semplice gelato insieme agli altri suoi coetanei. È un momento per stare, proprio per socializzare,
per stare insieme e per dimenticare i nostri problemi. Siamo qui presenti in questa bellissima gelateria Mucho Gusto, che penso che molti di voi conoscono e hanno sempre apprezzato nel tempo per l'alta qualità dei prodotti, insieme a uno dei titolari, il signor Vito, e a un collaboratore, un loro collaboratore che si occupa principalmente della gelateria ma anche della pasticceria, perché ricordiamo che Mucho Gusto non fa solo gelato ma fa anche pasticceria artigianale di altissima qualità. Qual è la caratteristica? Perché Mucho Gusto ha avuto successo e perché negli anni si conferma sempre di più? Perché Mucho Gusto ha fatto della qualità il suo punto di forza. Loro selezionano sempre, hanno sempre selezionato, da quando hanno sempre aperto, la prima cosa che hanno detto è: noi vogliamo fare un gelato di qualità, non ci interessa il costo del prodotto, vogliamo dare il meglio ai nostri clienti. Che cosa significa? Che hanno sempre selezionato ingredienti di qualità, hanno sempre lavorato con aziende di ingredienti di altissima qualità, non si sono mai fermati soltanto a guardare una sola azienda, ma si sono sempre guardati in giro, attorno. E qualità non significa soltanto la ricerca degli ingredienti, significa non utilizzare grassi di origine strana, tipo grassi idrogenati, che sono presenti, sappiamo benissimo, in tante merendine, in tanti prodotti industriali. Loro fanno un gelato artigianale, quindi per loro i grassi idrogenati non ne vogliono neanche sentir parlare, così come anche per i coloranti. Voi non troverete mai coloranti artificiali nei loro prodotti, loro utilizzano tanto colori di origine naturale, estratti dalla frutta, per dare colore alla loro vetrina, perché sappiamo benissimo che il gelato è colore, il gelato è vivacità, i bambini hanno bisogno di vedere il colore in vetrina per poter assaggiare il gelato. Il bambino, quando va vicino alla vetrina, indica il colore del gelato che vuole, perché è attratto dal colore. Però il colore può essere dato in maniera naturale con dei succhi di frutta, come può essere dato anche in maniera artificiale. Loro per principio non utilizzano coloranti artificiali nei loro prodotti, perché sanno che fanno male, ma a prescindere che facciano male o non facciano male, loro vogliono esclusivamente dare un prodotto di qualità ai loro clienti. Negli ultimi anni, inoltre, hanno selezionato i fornitori anche in base all'origine degli ingredienti. Non è giusto più dire: noi facciamo un gelato al limone, ma è giusto dire: noi facciamo un gelato al limone utilizzando i limoni freschi raccolti in un determinato, una determinata della zona di produzione, perché così possiamo garantire ai nostri clienti la qualità del prodotto. Significa ricercare ingredienti selezionati, magari anche derivanti da agricolture sostenibili, tipo, per dire, uno dei prodotti che io vedo che loro fanno e che apprezzano in questa zona è il mandarino tardivo di Ciaculli, che è una contrada, una località vicino Palermo. Loro hanno selezionato il mandarino, ma non il mandarino in assoluto, perché il mandarino può essere spagnolo, può essere turco, può arrivare da qualsiasi posto del mondo. No, loro selezionano il mandarino tardivo di Ciaculli, cioè di una zona specifica, perché sanno che è un mandarino di altissima qualità e con altissime proprietà organolettiche e anche altissime proprietà sensoriali, quindi danno una qualità al loro gelato. Questa è sempre stata la loro storia, e il successo della loro gelateria deriva principalmente, oltre dal fatto che sono dei bravissimi ragazzi, e questo lo posso dire perché li conosco personalmente, sempre simpatici, sempre sorridenti, perché è importante anche questo nella gelateria. Però la gente sa che quando viene da Mucho Gusto a mangiare il gelato, mangia un prodotto, gelato per dire, qualsiasi altra cosa, mangia un gelato, un prodotto di altissima qualità, un prodotto fatto con ingredienti naturali e selezionati. E vi posso assicurare per esperienza che fare una selezione degli ingredienti oggi in generale nella gelateria, nella pasticceria, è una cosa molto molto difficile, perché chiaramente molti che fanno vanno alla ricerca magari di guadagni facili, cercando di trovare una materia prima quando più scadente. Ma lo sappiamo benissimo, voi se andate in un supermercato e pretendete di comprare un prosciutto, ce ne sono da 10 euro a 25-30 euro, chiaramente c'è differenza, e la differenza dov'è? Sempre prosciutto è, uno potrebbe dire, sempre gelato è. Gelato è una cosa, gelato di qualità è un'altra cosa, e qua trovate esclusivamente gelato di qualità. Finisco passando la voce al microfono al mio collaboratore, che è un esperto del settore della pasticceria, nonché un bravissimo decoratore, è veramente uno dei migliori che abbia conosciuto, e questo lo posso dire, l'ho visto anche lui, trasporta il gelato, la cultura del gelato e della pasticceria anche all'estero, se vi capita di seguirlo lui. Perché qual è la forza dell'Italia oggi all'estero? È la qualità. Noi esportiamo qualità, quando andiamo all'estero facciamo semifreddi, facciamo gelato, ma prima principalmente trasportiamo qualità, trasportiamo innovazione. E Isidoro, da questo punto di vista, devo dire la verità, è veramente un gran professionista. Grazie a tutti.
Buonasera, grazie a tutte per essere intervenuti. Allora oggi ci troviamo a casa di Mucho Gusto, questa bellissima gelateria, questa bellissima realtà che stiamo cercando di portare avanti un progetto di un gelato completamente naturale. Oggi stiamo inaugurando la stagione estiva, il primo giorno di primavera, facendo una festa del gelato, avendo il piacere di aver invitato delle associazioni, soprattutto aver invitato i bambini e potergli dare un gelato fatto totalmente naturale, con prodotti nobili, con materie prime eccezionali, date da aziende come l'azienda che presenta il signor Michele Rotolo, che è Città del Gelato, dove Mucho Gusto seleziona le migliori materie prime di questa azienda per poter tirar fuori un prodotto eccezionale. Che dire, ringraziare tutti, ringraziare le associazioni bambine che interverranno. Grazie Mucho Gusto, passo la parola a uno dei titolari dell'azienda. Buonasera. Grazie, benvenuti a tutti. Tutto quello che c'è da dire a livello tecnico l'hanno detto, diciamo, i tecnici. Il nostro è un progetto che si chiama All Natural. All Natural è un progetto che varia per dare sempre il meglio, prodotti più naturali, prodotti migliori, prodotti di qualità. Per questo ci affidiamo alle mani di sapienti esperti come questi signori. Io direi che di togliere un attimino le chiacchiere che ci sono e fare la festa con i ragazzi, i bambini che sono protagonisti qui fuori. Questo è il primo di tanti eventi che andremo a fare. Grazie a tutti e alla prossima. Volevo solo precisare una cosa su quello che ha detto Vito. All Natural non è una cosa che noi come Mucho Gusto, dico noi perché per me loro sono una famiglia, non è una cosa che noi come Mucho Gusto facciamo, abbiamo fatto per oggi, no, è una cosa che abbiamo fatto da quando abbiamo cominciato. Noi siamo partiti con l'idea che vogliamo fare un prodotto di qualità, e chi fa un prodotto di qualità oggi, signori, rendetevi conto, sono le aziende in generale, o nel gelato o nelle altre cose, che prendono sempre più piede sul mercato. Se fai un buon prodotto, che sia pizza, che sia gelato, che sia pasticceria, sei destinato ad avere successo sul mercato. Se fai un prodotto da prezzo sei destinato a morire. Ne aprono tante gelaterie, catene di gelaterie che fanno un gelato, ma magari organolettico anche buono, però senza selezionare materie prime, solo per fare business. Questa non è una gelateria nata solo per fare business. È chiaro che la gelateria deve vivere e deve campare. Noi vendiamo emozioni, lo dico qua, le emozioni sono quelle che noi vediamo i bambini sorridenti qua che mangiano il gelato, perché sono contenti di mangiare il gelato, perché è molto buono. E qual è la cosa più bella per noi? Sapere che il bambino, mio figlio, sta mangiando qua il gelato buono, ma che è fatto solo con ingredienti naturali, ho usato solo latte fresco, ho usato panna fresca, panna di latte, non ho usato grassi vegetali. Non è una soddisfazione ulteriore, oltre alla bontà del gelato, sapere che sto dando ai bambini un prodotto che sicuramente non gli potrà far male. Questo è importante da precisare. Mucho Gusto, da quando è nata, ha detto prima voce, prima di tutto il resto, partiamo per fare un prodotto naturale, un prodotto senza additivi artificiali. Noi dobbiamo utilizzare solo ingredienti naturali, perché per noi è un principio di vita più che un principio di vendita per tutti.